Ciao a tutti, bentornati nel mio canale. Oggi tutorial in collaborazione con il sito Globeland. Se vi siete persi l'unboxing di questo sito, ve lo linko qui nella i di informazione. Da questo sito ho scelto tre tipi di fustelle e anche dei timbrini molto interessanti. Vi lascio tutti i link dei prodotti scelti in descrizione, insieme anche al video dell'unboxing se volete vedere in dettaglio tutte le varie fustelle, e vi lascio anche in descrizione il codice sconto che il sito ha riservato per i miei iscritti. Il codice sconto è Giulia5 per avere 5 dollari di sconto per un ordine minimo di 40 dollari. Vi ricordo inoltre che sul sito di Globeland le spese di spedizione sono gratuite per ordini minimi di 50 dollari. Come vi dicevo prima, da questo sito ho scelto tre tipologie di fustelle. Una di queste fustelle, eccola qui, questo è il codice del prodotto. Andremo adesso a testarla insieme. Questa fustella è per la realizzazione di buste di carta per lettera. Ve la mostro in dettaglio ed eccola qua. E ovviamente questa è la dimensione. Vi scriverò anche nell'info box la dimensione reale della bustina una volta realizzata. E poi, come vedete, all'interno della bustina, dei contorni della bustina, ci sono anche queste decorazioni interne che queste vanno tolte prima di fustellare, ovviamente prima di utilizzare la fustella. Queste decorazioni vanno realizzate dopo per poter ovviamente abbellire la nostra busta. Prima andremo ovviamente a realizzare la busta, i vari contorni, e poi dopo, successivamente, andremo a realizzare tutte le varie decorazioni per poter abbellire la busta di carta per lettere. Adesso il primo procedimento da fare è quello di separare questi elementi, cioè questo qui che vi sto indicando adesso, questi elementi qui, poterli separare tutti quanti per poi procedere step by step. Io ovviamente questo lo farò insieme a voi. In primis vado ad allestire il tavolo con la Big Shot e ritorno da voi. Rieccomi, per rimuovere questi elementi interni, queste decorazioni, vado ad utilizzare una pinza e con estrema precisione vado a eliminare appunto questi elementi di congiunzione. Ed ecco qui tutti gli elementi separati e adesso andiamo a realizzare insieme la busta di carta per lettere. Rieccomi, perdonate la visuale, ma la Big Shot si prende metà scrivania e quello è l'unico punto in cui riesco a posizionare la telecamera, quindi scusate la visuale. Come cartoncino andrò ad utilizzare questo qui. Come vedete è colorato diversamente da entrambi i lati. Questo cartoncino fa parte appunto del kit della Big Shot Plus. All'interno c'era tutto il kit sia di fustelline sia di cartoncini. Questo è il block da 5,5x6, dove all'interno sono presenti diverse tipologie di carte e cartoncino colorate, come vedete. E ho scelto appunto questo cartoncino qui che è perfetto e adatto appunto per la grandezza. Vedete? Spero si noti qualcosa. Per la grandezza della busta da lettere. Quindi adesso andiamo a creare il panino per poterlo poi inserire all'interno della Big Shot. Allora andrò ad utilizzare questo qui che è appunto la piattaforma base. Poi dopo la piattaforma base inserirò l'adattatore A, che è questo qua, quello con il bordo verde. Dopo l'adattatore A andrò ad inserire il tappetino da taglio ed eccolo qua. Poi andrà inserito il cartoncino, eccolo. La fustella con la parte tagliente rivolta verso il basso, in questo modo. E ovviamente un altro tappetino da taglio sopra ed eccolo qua. Questo è il panino e adesso vado a girare la manopola.
Olè. Questi sono i famosi rumori che vi dicevo, che fanno pensare che la macchina si stia in qualche modo rompendo. Ecco qua, la posiziono di nuovo qua e andiamo a vedere quello che ho combinato. Ed eccola qua. Ed eccola qua la bustina. Carino. È puzzino con fumo. Ho piegato i bordi e adesso vado a creare gli altri elementi. Allora, mi sono perso un cuore. Rieccomi adesso, come vedete, con un altro cartoncino rosa sto realizzando questo dettaglio con questa fustellina che era presente all'interno come decorazione, e poi con un pezzettino di cartoncino rosso sto realizzando queste quattro varianti di cuore in modo da utilizzare poco spazio, ma utilizzare appunto tutti gli elementi decorativi. Poi ovviamente vado ad inserire il tappetino da taglio sopra e poi passo all'interno della Big Shot. Vediamo il risultato. Tolgo il tappetino da taglio, appoggio qua. Allora, qui ovviamente si è formata questa graziosissima cornicetta, poi ho anche il centrale e poi qui i vari cuoricini. Questi sono tutti i cuoricini, eccoli qua. Allora, adesso vediamo se realizzare altri elementi. Questo è anche molto carino, la cornicetta. Volendo, è un po' grandicella, però anche carina. Vedete, è posizionata anche sul retro a mo' di tasca. Si potrebbe creare tipo una sorta di taschina retro e andare ad incollare questo bordo. Allora, togliamo tutte. Ecco, già ho perso una fustellina. E adesso vado a creare l'ultimo elemento, cioè questo. Questo vado a crearlo con al limite un altro colore e prendo questo turchesino, vado di turchesino, se no anche questo è molto carino. Sì, vado di questo. Allora, prendo e questo è il risultato con le biciclettine con il caffè davanti. Adesso che abbiamo tutti gli elementi, vado ad ultimare la bustina di carta per letterine perché è minuscola. Rieccomi, questi sono i vari elementi creati. Come vedete, già ho ripiegato le alette per quanto riguarda la bustina e ho ripiegato anche questo lato. E adesso vado ad assemblare il tutto. Ovviamente vi aiuto con l'artiglio. Voi volendo potete anche utilizzare il biadesivo. Prendo un po' di artiglio, mi aiuto anche con uno stuzzicadenti per essere più precisa. Ho messo un po' di artiglio
su un po' di carta. Credo che comprerò anch'io comunque il biadesivo, perché così non devo attendere i tempi di asciugatura. Ok, questa parte qui va bene. Adesso vado a collegare solo questi tre lati, aggiungendo un po' di colla in questo punto. Adesso ho pensato di inserire questa cornicetta qui sul retro. La parte qui in alto non l'ho attaccata perché, volendo, si può inserire anche un piccolo bigliettino, oppure possiamo inserire anche questi cuoricini, perché no? È carino così, aggiungendo questi due. In questo modo, sì, così è carino. Fa caldo, si è già seccata la colla. Ok. Quindi mette questo piccolo cuoricino. Lo metto qua. Come masso, sì, mi piace. Ed ecco qui la piccola bustina di carta per lettere terminata. Io ovviamente l'ho decorata con questi cuori che erano presenti all'interno della fustellina di Globeland, ma questa bustina si può decorare in tantissimi modi differenti. Già soltanto utilizzare un cartoncino iniziale con delle trame diverse, il risultato è sempre diverso e particolare. Possiamo chiudere queste bustine di carta anche con un sigillo di cera lac, perché no, per avere un risultato ancora più carino e particolare, personalizzato. Al limite possiamo inserire prima del sigillo un cordoncino o anche un nastrino e poi andare ad effettuare il sigillo in cera lacca, inserendo anche dei fiori secchi o dei glitter, oppure possiamo colorare il sigillo di cera lacca per far evidenziare il logo del sigillo. È un'idea davvero carina e interessante. Al limite questa bustina di carta per lettere così piccola possiamo inserirla all'interno dei pacchi per inserire all'interno il nostro biglietto da visita, oppure possiamo utilizzarla per inserire tutte le varie avvertenze del caso, in caso di vendita appunto di un oggetto realizzato handmade, tutte le varie avvertenze del tipo non spruzzare il profumo sulla creazione, oppure non bagnare la creazione, in modo da conservare integra e perfetta la creazione con il tempo. Queste avvertenze servono perché, vuoi non vuoi, ci sono delle persone che non hanno magari cura dell'oggetto realizzato in handmade, e queste avvertenze ovviamente servono per far sì che l'oggetto, come dicevo prima, resti integro e perfetto durante il corso del tempo. Mi sembra un'idea davvero molto carina, spero che sia stata di vostro gradimento, lasciatemi un like e un commentino, io come sempre vi saluto, un bacione e alla prossima con nuove creazioni. Ciao!